Plus di Venezia oggi, all'ora di pranzo, 53enne di Noali in fin di vita dopo essere stato accoltellato da un 65enne ospite della struttura. Oggi l'addio al sindaco di Dolo, Alberto Polo, prematuramente scomparso a 46 anni in seguito ad una malattia. Il parroco, Don Francesco Mascotto, sindaco gentile che non si è mai arreso. Dura replica del nostro direttore Baccialli all'ordine e al sindacato dei giornalisti che hanno aspramente criticato il titolo di una puntata di Focus. Questa mattina dei comitati cittadini e politici veneziani a Marghera, la sede della protezione civile, chiedono l'istituzione della zona rossa per il contenimento del Covid. Toccante racconto del figlio del barbiere considerato il Figaro del Lido che, malato di Covid e ricoverato, vive grazie ai macchinari. Forza papà, non mollare, le parole del figlio. Di disabili derubati di soldi, carte di credito e denaro contante dal marito dell'accolto, un quarantenne moldavo di Santa Maria di Sale, ora denunciato dai carabinieri. È sempre più grave il problema spopolamento in comune di Venezia. Per la prima volta i residenti persi in terraferma superano quelli persi dalla Venezia insulare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, lo avete sentito anche dai titoli, con l'aggressione avvenuta al centro Caritas di Venezia, oggi all'ora di pranzo, accoltellato più volte in diverse parti del corpo in seguito ad una lite. In fin di vita un 53enne di Noale operato d'urgenza a Mestre. Prima la lite furiosa, violenta, poi le coltellate alle braccia, alle gambe, all'addome. È ricoverato in gravissime condizioni il 53enne di Noale, brutalmente accoltellato stamane all'ora di pranzo verso le 12.30 alla mensa diocesana della Caritas nell'area dell'ex ospedale pediatrico Umberto I a Canareggio, a Venezia. Fermato e arrestato l'aggressore, un 65enne argentino, leggermente ferito ma senza bisogno di cure ospedaliere, ospite del centro di accoglienza notturna a Sant'Alvise, così come il 53enne, che, ricoverato in codice rosso, sta lottando per la vita. Sul posto i poliziotti delle volanti intervenuti dopo l'allarme lanciato dai presenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla violenta lite. Ancora in corso le indagini per ricostruire i particolari della brutale aggressione. L'intera comunità di Dolo ha voluto dare l'ultimo saluto al suo primo cittadino, Alberto Polo, prematuramente scomparso la settimana scorsa. L'addio di Alberto Polo per tutti, il sindaco gentile, dalle 9 nella chiesa parrocchiale di Dolo, alla presenza di familiari, amici e autorità. È una comunità civile e religiosa che si mette assieme per salutare un amico, un collega, un amministratore, un papà, uno sposo, un figlio. La cerimonia è celebrata dal parroco di Dolo, Don Francesco Mascotto, seguita in diretta streaming dalla comunità dolese e da quanti non hanno potuto partecipare in presenza all'ultimo saluto al sindaco di Dolo, scomparso prematuramente la settimana scorsa all'età di 46 anni, a causa di una malattia sopraggiunta nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Nelle varie occasioni in cui ci siamo incontrati, in quest'ultimo periodo, lui era sempre fiducioso, combattivo, attento a non far preoccupare sulla sua salute le altre persone, nonostante le sofferenze che portava lui, ti metteva a tuo agio. Ed è sempre il parroco, durante l'omelia, a farsi portavoce del ricordo della moglie Claudia. 24 anni di vita insieme. La nostra famiglia è iniziata nel lontano dicembre 1996, quando Alberto era solito raccontare entrò nella stanza di quell'appartamento in Campo Nazario Sauro. Alberto Polo ha affrontato la malattia per 18 lunghi mesi, tempo durante il quale non si è mai dato per vinto. Ma è sempre stato capace di rimboccarsi le maniche, andare avanti. Sapeva che la malattia era subdola, aggressiva, ma non ha mai mollato. L'insegnamento lasciato dal sindaco Polo è quello che tutti quanti noi dovremmo portare avanti nel rispetto della vita che va amata e sostenuta, come ricordava proprio lui stesso nei saluti di fine anno. Ciao sindaco, che la terra ti sia lieve. Quello che stiamo vivendo è il tempo della responsabilità e dell'impegno. Il mio augurio quindi è di un 2021 di salute, di nascita,
nella quale la speranza torni ad avere piena cittadinanza del nostro quotidiano. E adesso la dura replica del nostro direttore Luigi Baccialli all'Ordine e al Sindacato dei giornalisti che hanno aspramente criticato il titolo di una puntata di Focus. Abbiamo mandato in onda una puntata sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, perché si tratta di una pagina nera della democrazia americana, un fatto sconvolgente, riprovevole, condannabile. Siamo tornati ovviamente sull'argomento con ospiti in studio, c'erano parlamentari, ex parlamentari, ed è stato un dibattito molto civile e pacato. Cioè tutti coloro che sono intervenuti, me compreso, non hanno potuto far altro che esecrare quello che è successo, non si poteva e non si può dire altrimenti. Allora, il titolo di questa puntata, no, è stato, per andare oltre la notizia, ma voi assaltereste il Parlamento? Quando fai un talk non fai un titolo di cronaca, fai un titolo di maniera per alimentare il dibattito, no? Per cui fai anche delle provocazioni. Insomma, l'Ordine dei giornalisti del Veneto e il Sindacato del Veneto, che dovrebbero difendere il pluralismo e soprattutto la libertà di espressione e di stampa, esce con un comunicato congiunto in cui si parla di concetto eversivo e di assecondamento di derive autoritarie. È la prima volta che un organismo che dovrebbe tutelare i giornalisti, oltre che ovviamente perseguirli in caso di gravi errori, è la prima volta che mi capita di sentirmi bacchettare perché abbiamo fatto un titolo eversivo. Un titolo eversivo è chiedere alla gente: ma voi assaltereste il Parlamento? Io di titoli ne avrò sfornati migliaia in 40 anni, nessuno mi ha mai detto niente, non accetto che qualcuno all'interno o all'esterno del sindacato si metta a dire la sua, a sentenziare, a dare giudizi, noi siamo liberi, io scriverò e titolerò quel che mi pare fino a quando lo potrò fare. Continuiamo a fare il nostro mestiere, non ci facciamo condizionare da nessun tipo di censura o di intimidazione come questa, perché qua poi si limitano così a prendere le distanze. Denunciate, fate delle denunce, andate dalla magistratura se qualcuno ha diffamato qualcun altro, se ci sono stati commessi dei reati, se abbiamo detto cose che sono considerate penalmente perseguibili, fate le vostre denunce. Avrei compreso se il sindacato veneto dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti avesse eccepito in merito al programma. Cioè, se qualcuno mi dice: lei non è intervenuto quando uno degli ospiti ha detto cose irriferibili, avete fatto apologia di qualche regime autoritario, avete difeso a spada tratta Trump e non avete dato la parola a tutte le parti in causa. Lì c'era la sinistra, c'era il centro e c'era la destra, come c'è sempre in tutte le sere a Focus, nessuno escluso, e su tutte le nostre reti. Perché noi stiamo attenti in par condicio a dare la voce a tutti, a tutti. Io trovo offensivo che si venga a dire al nostro gruppo Media Nord-Est che abbiamo fatto un titolo che asseconda una deriva autoritaria. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Venite qui a dirmelo in faccia! Invece di chiamare l'editore, venite da me a confrontarmi in trasmissione o nel mio ufficio! Abbiate il coraggio! Quando sputate le vostre sentenze, a volte giuste, a volte legittime, a volte completamente sbagliate, guardatevi i programmi.
E siamo adesso alla pagina legata all'emergenza coronavirus, a partire dal bollettino con gli ultimi dati sulle positività nella nostra regione. In Veneto sono 1206 i nuovi positivi rispetto al report della mattinata. Nelle 24 ore in Veneto sono 3258 i nuovi positivi. Per quanto riguarda invece la provincia di Venezia, si registrano 292 positivi rispetto a questa mattina, numero che sale a 573 nuove positività nelle complessive 24 ore, 45 invece le persone che hanno perso la vita in Veneto nelle ultime 24 ore. E il coordinatore comitato di crisi Paolo Rosi evidenzia che i posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti positivi sono passati dai 401 di fine dicembre agli attuali 361. La riduzione dei posti occupati è interamente dovuta ad una riduzione dei nuovi accessi giornalieri, passati da una media di 30-31 di inizio dicembre agli attuali 20-21. Ed è arrivato anche un aggiornamento della definizione di caso Covid e strategie di testing da parte del Ministero della Salute, nella quale viene riconosciuta la validità dei test rapidi antigenici, a richiesta che era stata avanzata proprio dalla Regione Veneto. Protesta questa mattina all'ora di pranzo di diverse realtà sociali, politiche e sindacali veneziane all'esterno della sede della Protezione Civile regionale di Marghera. Chiedono l'istituzione della zona rossa per il contenimento del Covid. Studenti delle scuole superiori insieme all'Associazione dei Partigiani Veneziani ed esponenti della sinistra del territorio si sono dati appuntamento a Marghera per la protesta all'esterno della sede della Protezione Civile regionale. Zaia è quello che prima di tutti si è mosso per chiudere le scuole, per rinviare l'apertura delle scuole al 31 gennaio, mentre al contempo si sta battendo per la riapertura degli impianti sciistici. Nel mirino i provvedimenti delle politiche di contenimento al Covid messi in campo dalla regione. Che è giusto tener chiuso le scuole, mentre invece sarebbe altrettanto giusto in questo momento chiudere tutto con un confinamento, con una zona rossa, per poi ripartire, perché in questa situazione ripartire non è possibile. Tra le richieste a Palazzo Balbi, le assunzioni immediate di tutto il personale sanitario disponibile a tempo indeterminato e con garanzia di applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto, compresi i 441 infermieri di famiglia. C'è un problema di lunga durata, sono anni e anni e anni, scusate che va giù, sono anni e anni e anni che si continuano a chiudere gli ospedali. I risultati li vediamo appunto dopo anni, e a fronte di una chiusura di ospedali abbiamo anche un insufficiente numero di medici e infermieri. Infine la proposta per questa Venezia ferita dalla pandemia, pianificare un nuovo modello di sviluppo. Venezia è chiusa. Non c'è un'attività aperta, la monocultura turistica nel suo complesso va ripensata, perché se no finisce il Covid e moriamo di fame tutte e tutti. Vaccino anti-Covid in Veneto, 9 anziani su 10 sono pronti a farlo, è l'indagine promossa dallo SPI del Veneto. Il primo dato importante è che abbiamo ricevuto tantissime risposte, segno di attenzione al tema della vaccinazione. Il secondo è che la stragrande maggioranza degli anziani e delle anziane che hanno risposto sono favorevoli alla vaccinazione e attendono con ansia di potersi vaccinare, quindi riconoscono l'utilità e l'importanza dello strumento del vaccino per contrastare la diffusione della pandemia del virus del Covid. Non solo in Veneto, 9 anziani su 10 sono pronti a fare il vaccino anti-Covid. Il 70% degli ultra 65 anni lo renderebbe anche obbligatorio. E quanto emerge da un questionario dello SPI CGL regionale che ha coinvolto 2.197 pensionate e pensionati. Il 2,9% degli intervistati, che invece non intende vaccinarsi, ha paura degli effetti collaterali, ma pochissimi affermano di non temere il virus. Il vaccino è l'unico strumento che ci permetterà di mettere in sicurezza la nostra vita e quella dei nostri cari e dei nostri amici, e che ci permetterà di superare tutte le situazioni di restrizione, di lockdown e di limitazione
per tornare a una vita normale come quella che abbiamo avuto fino a un anno fa. I sindacati dei pensionati lanceranno una campagna Provax in tutta la regione in vista della seconda fase di vaccinazione, in programma da inizio febbraio, che coinvolgerà tutta la popolazione veneta, partendo dai circa 360.000 ultra ottantenni residenti in regione. Ci stiamo battendo giornalmente per invitare la gente, tutte le persone a sottoporsi alla vaccinazione, soprattutto in modo particolare tutti i dipendenti delle case di riposo, degli ospedali, ovvero di tutte quelle figure che lavorano in strutture che danno assistenza ad altre persone più bisognose. Quindi dico anche le forze dell'ordine, dico i pompieri, dico la protezione civile. Quindi il nostro forte invito è quello che tutti e bene si sottopongano a una vaccinazione. E adesso la storia di Luigino Papa Mestrino, considerato il barbiere Figaro del Lido di Venezia, che sta lottando in terapia intensiva contro il coronavirus. Sentiamo la testimonianza del figlio. Il 19 dicembre ha salutato tutti. Era il suo ultimo giorno di lavoro, prima di trascorrere qualche giorno di vacanza durante le festività natalizie. Ma il giorno dopo alla sua porta ha bussato il Covid e ora Luigino Papa, mestrino di 64 anni, il Figaro del Lido di Venezia, è ricoverato in terapia intensiva. Fisico possente, nessuna patologia invalidante, una grande dimestichezza con la bicicletta. La sua è una storia emblematica che dovrebbe far riflettere molto, soprattutto i negazionisti del virus. Mio padre si è sentito male domenica 20 dicembre, ha avuto un po' di febbre e tosse e questo è andato man mano peggiorandosi. Poi purtroppo il 24 ha avuto una piccola crisi respiratoria e quindi abbiamo dovuto chiamare il 118 e portarlo in ospedale. Dopo aver fatto tutti gli esami hanno deciso di metterlo in terapia intensiva il 30 dicembre. Dopo due giorni di terapia intensiva la situazione non migliorava e l'hanno dovuta attaccare alla ECMO, che è una macchina che praticamente adesso respira per lui. Intanto il suo negozio in zona Cabianca è chiuso da giorni e non si sa se e quando potrà tornare a lavorare. Ma al Lido lo aspettano tutti, compresa l'umana Reyes, la sua squadra del cuore, di cui è grande tifoso e non perde una partita al Tagliercio. Lui intanto non sta mollando perché sta tenendo duro e vediamo come andrà a finire. Purtroppo è successo questo, è andata così e io non lo sento dal 24 e forza Gigi. Il marito della Colf deruba una coppia di disabili. È successo a Santa Maria di Sala, dove la malcapitata coppia si è vista prima derubata del borsello di lui, con all'interno denaro, carte di credito e un cellulare, che si trovava appeso vicino alla porta d'uscita. Successivamente si è pure ritrovato un ammanco di 1.200 euro dal proprio conto corrente, soldi spesi dal ladro in un negozio di ferramenta per l'acquisto di vari materiali. I carabinieri hanno denunciato un quarantenne di origini moldave di Santa Maria di Sala, rintracciato dopo aver localizzato il suo cellulare. Restituito alla refurtiva alla coppia di disabili, sequestrato il materiale comprato con la carta di credito. Ed è sempre più grave il problema dello spopolamento in comune di Venezia. Per la prima volta i residenti persi in terraferma superano quelli persi dalla Venezia insulare. Nel 2020 il comune di Venezia ha perso altri 2.733 residenti, scendendo per la prima volta al secondo posto in regione per numero di abitanti dopo Verona. Ma soprattutto i residenti persi nelle municipalità di terraferma per la prima volta superano quelli persi dalla Venezia insulare. Il problema riguarda tutti. Il gruppo Terre Acqua 2020 ha ricevuto risposta positiva alla richiesta presentata da Marco Gasparinetti di convocazione della settima commissione consiliare perché si metta una volta per tutte all'ordine del giorno il tema della residenzialità e della lotta allo spopolamento. Al momento io approfitterei della situazione in cui ci sono molti alloggi vuoti che non vengono dati in affitto, sperando che tornino i turisti. Forse ecco, prendere in mano quella situazione e riconvertire al mercato residenziale con varie mosse che può fare il comune a livello tributario, a livello di creare un fondo di garanzia per esempio di fronte alle morosità degli inquilini. Andrea Zorzi, professore di diritto commerciale a Firenze e avvocato a Venezia, punta anche il dito assieme all'intero gruppo Terre Acqua 2020 sul rinvio da parte del comune del bando da 10 milioni di euro per il restauro di case in laguna. Oltre ai benefici più evidenti, ce ne sarebbero stati anche altri possibili quando si utilizzano fondi della legge speciale per Venezia.
un sperimentato sistema, quello delle leggi, passate leggi speciali, era quello di creare un vincolo di durata, se non sbaglio, di 15 anni al fatto che in quell'edificio abitato fosse abitato esclusivamente da residenti o dato in locazione a scopo residenziale a canone, tra l'altro, concordato. Gli appartamenti vuoti a Venezia sono migliaia, perché non ci sono più turisti o perché nel caso di edilizia pubblica non sono stati assegnati. Fa impressione essere superati da Verona, fa impressione pensare di poter scendere sotto la soglia dei 250.000 abitanti e quindi essere privati delle municipalità e forse essere superati anche da Padova alla fine del decennio se questo trend continua. È qualcosa che non possiamo permetterci, anche proprio in relazione al ruolo della città, al ruolo di questa capitale culturale e politica che è Venezia. L'Assemblea regionale della FIGC ha eletto il mestrino Giuseppe Ruzza presidente per il terzo mandato consecutivo. Per lui hanno votato 401 società sulle 422 collegate da remoto, pari al 95% dei votanti. Un plebiscito in un'elezione bulgara è quello che ha confermato il mestrino Giuseppe Ruzza alla presidenza del Comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti. Delle 671 società aventi diritto di voto hanno partecipato all'assemblea in modalità di videoconferenza 422 club, pari a circa il 63%, dunque quorum raggiunto e votazione valida. Ruzza, che insieme alla sua squadra rimarrà in carica fino al 2024, era l'unico candidato a succedere a se stesso dopo la rinuncia a presentare una candidatura alternativa, maturata proprio sul filo di lana da quello che poteva essere il suo antagonista, Maurizio Senno di Jesolo. La soddisfazione per questo terzo mandato è tantissima, ha detto Ruzza. Evidentemente le società hanno apprezzato il lavoro che abbiamo svolto fin qui. È fondamentale lavorare in sinergia con i club. Per questo uno dei primi punti del programma che attueremo sarà la creazione di una consulta che non sia solo sportiva, ma anche formata da esperti e tecnici esterni. È tutto per questa edizione, adesso le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al meteo. Gran freddo al nord, ma tempo sostanzialmente buono, anche se avremo temperature in sensibile calo e un clima piuttosto ventoso. Il dettaglio di domenica 10 gennaio. Sul Veneto nella prima metà di giornata cielo nuvoloso e non si escludono anche dei piovaschi sul Rodigino e zone limitrofe. Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione con ampie schiarite soleggiate, forti venti di bora, specie sulla costa e le aree accanto. Temperature con andamento estremamente irregolare, minime sotto zero ovunque, massime invece tra i 2 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, al mattino molte nubi, soleggiato sui rilievi, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime fino a meno 2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime ancora ampiamente sotto lo zero, massime sui 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.